Buonasera a tutti e ben ritrovati, no, in questa nuovissima puntata di Hunting You Down dopo un po' di pausa. Ho ricaricato un attimino le batterie e adesso si riparte nuovamente con qualche challenge su Let's Defend come al solito. Magari cerchiamo di vedere qualcosa di un pochino più complesso anche stavolta qua. Magari ci prendiamo due challenge, media difficoltà e vediamo un attimino cosa fare. Vediamo. Come al solito, ragazzi, vi ricordo che se ci sono domande, proposte, se magari state anche voi un attimo esercitando sulle challenge e avete qualche domanda oppure se volete fare qualcosa insieme a me, scrivete subito in chat che poi diamo un'occhiata a quello che possiamo fare. Allora, cosa si fa oggi? Mi ricordo che ho scaricato delle challenge, abbiamo fatte quasi tutte tranne due, ovvero queste qua. Abbiamo Ice ID e la challenge di Remote Working. Vediamo se sono ancora qui. Esatto, Remote Working, quindi un file Excel, difficoltà easy, non è troppo complesso. E poi ci dovrebbe essere un altro. Qual è che era? Questo Ice ID. Penso fosse. Direi partiamo direttamente con l'Excel, giusto un attimino come riscaldamento, perché non dovrebbe essere nulla di troppo difficile. Quindi, come al solito, file zippato con password. Possiamo subito vedere che l'estensione, quella visibile, è XLSM, quindi un file Excel con delle macro, quindi possiamo, no, già dire che una volta che io vado ad aprire l'Excel, se le macro sono attivate, è molto probabile che in maniera automatica venga eseguito, no, il codice malevolo. Vabbè, in questo caso comunque le macro non sono abilitate, quindi non ci sono rischi. Iniziamo un attimino a capire esattamente cosa ci abbiamo davanti, anche perché guardare direttamente la parte malevoli, sì, è bello perché. Vediamo, cioè capiamo un attimino come funziona, però cerchiamo un attimino di analizzare gli elementi che abbiamo sulla pagina. Quindi in questo caso, ma come nella maggior parte dei casi, quando si hanno a che fare con file Excel malevolo, il 99% delle volte si ha un'immagine in cui ci viene chiesto, no, di abilitare le macro, banalmente, quindi schiacciando sul pulsante Enable Content. Le macro verranno abilitate su questo file Excel, verrà riavviato Excel, ovviamente per riaprirlo con le macro abilitate, e poi verrà quasi sicuramente eseguito qualcosa di malevolo. Stesse tecniche vengono utilizzate anche per Word, stessa cosa. Avrete l'immagine con schiaccia pulsante abilita contenuti per visualizzare il file o per scaricare, no, la fattura che dovrai pagare o il bonifico che dovrai ricevere. Una volta schiacciato il pulsante, parte il Visual Basic malevolo. Allora, diciamo prime cose, giusto per fare dei test al volo, andiamo, no, a copiarci, quindi fare Ctrl-A, Ctrl-C, ci copiamo tutto il contenuto in queste celle, giusto per magari vedere, magari abbiamo fortuna e troviamo qualcosa di nascosto, magari che non siamo riusciti a vedere. Ma in questo caso non c'è nulla nella prima pagina, abbiamo visto che ce ne sono altre due. Qua, ad esempio, vedo subito che c'è qualcosa di strano qua. Quindi già questa è. Prima che lo rompo. Diamo stessa cosa, Ctrl-A, Ctrl-C sull'editor di testo. Ok, non c'è nulla. Stessa cosa sull'altra pagina, anche qua, ad esempio, sull'altra pagina abbiamo qualcosina di strano. Abbiamo, cos'è, un embed package 2, questo non so cos'è, vediamo, lo ingrandisco. Vabbè, sì, dai, tanto li possiamo sostare, non ci dovrebbero essere problemi. Ecco, queste cose qua non ci sono di default, quindi sicuramente avranno qualche utilizzo, no, nel nostro malware. Stessa cosa, Ctrl-A, Ctrl-C, andiamo a copiare qua, non c'è nulla di leggibile, quindi niente. Bene, ritorniamo sulla prima pagina e
Allora, abbiamo diverse strade. Possiamo fare analisi comportamentale, quindi andiamo ad attaccarci qualche utility utile, quindi andiamo a monitorare processi strani che vengono creati. Possiamo prendere il file, buttarlo su una sandbox e fa direttamente lì tutta l'analisi, però comunque vediamo di fare una piccola analisi statica con prima un passaggio manuale, giusto per vedere un attimino. E per riprendere come si fa un'analisi manuale di file Office malevoli, e poi con qualche utility che va direttamente ad estrarre il contenuto malevolo, ti mostra esattamente quali sono le parti che potenzialmente possono essere utilizzate per scopi malevoli, e poi da lì vediamo se fare altro pivoting oppure concludere e passare alla prossima challenge. Allora, non vado a premere Enable Content anche perché se lo facessi mi infetterei all'istante. Quello che posso fare è andare su View Macros, e qua posso vedere direttamente le macro all'interno di questo documento. Quindi abbiamo la funzione AutoOpen, quindi c'è una macro all'interno della funzione AutoOpen, quindi una volta che viene aperto il file Excel viene automaticamente eseguito qualcosa. E poi c'è un'altra funzione che si chiama Highlight Specific Values che farà qualcosina. Ora, non posso editarla, ma questo perché penso che devo per forza abilitare il contenuto. Quindi, allora, datemi 2 secondi perché lo abilito. Poi non dovreste vedere nulla, spero. Esatto. Sì, vedete questo. Allora, datemi solo 2 secondi, tanto. Vi faccio un attimino vedere anche com'è il back-end del mio mini server in cui tengo tutte le VM. Vabbè, uso Proxmox, semplicemente perché veramente è facile da utilizzare gratis, quindi. Allora, check al volo, giusto per essere sicuro che c'è un backup. Sì, bene. Niente, ritorniamo di qua e possiamo infettare la macchina. Allora, abilitiamo il contenuto, anzi, diciamo che è un po' tardi però. Resource Hacker, no, Resource Monitor. Propex, no. No, era Propex. Ormai penso che sia troppo tardi, però vabbè. Teoria qua, se andiamo sotto Excel, ora non so se lo ha già eseguito. Spero di no. Proviamo, dai. View, tanto teniamo sempre sott'occhio qua. Vedere se Excel va a creare qualcosa di strano, giusto per sapere, no, se l'abbiamo detonato oppure no. View Macros, Edit, e qua ci portano sull'editor di Visual Basic. E abbiamo ovviamente, beh, è inutile cercare di capire se questo è malevolo oppure no, ma lo vediamo da chilometri, si vede che questo è malevolo, quindi quello che potremmo fare è prenderci il contenuto, andare su un editor di testo, poi gli diamo un'occhiata. Stessa cosa sull'altra funzione. Era, no, torna indietro. Quindi view macros, questa è la seconda. Sono identiche. Vediamo che non. Ah sì, sono identiche. Bene. Allora, ingrandisco un attimino, vediamo questo. Ah, potrei andare, no, a vedere esattamente cosa significano tutte queste cose qua. Andiamo un attimino più avanti, perché veramente se no si impazzisce. Abbiamo visto che abbiamo la subroutine Highlight Specific Values, quella che abbiamo visto prima, con delle operazioni
matematiche, sicuramente. Allora, qui ci sono due strade, o questi calcoli qua, tra l'altro non sono calcoli ma sono stringhe, però vabbè, magari possono essere utilizzati, no, per calcolare dei specifici indici che poi vengono utilizzati per altre, per poi generare il plot finale, oppure solamente, no, per dare fastidio in fase di analisi. Perché è tutto concatenazione di stringhe, o almeno qua ad esempio va a sovrascrivere, ma è la stessa cosa, vediamo. Sì, è la stessa cosa, quindi tutto questo pezzo qua di codice è assolutamente inutile. Immagino che sì, facciamo un Ctrl F, mi va a concatenare cose inutili. E vediamo che questo pattern qua si ripete ovunque, magari poi lo sostituisce alla fine. Ci stanno cose in Base64, ci sono delle funzioni, funzioni di Excel. Magari qua si va a prendere, magari ci sono delle celle in cui c'è un valore. Vediamo. Un sacco di cose, saltiamo anche perché non ha senso. Stessa cosa, qua fa un. Concatenazione di stringhe, vedo un msxm12.d, vedo per la scritta document create element, ci può essere utile in qualche modo, probabilmente no, va a creare un altro codice in Visual Basic, probabilmente. C'è una repository dove poter trovare malware per testare e analizzarli. Allora, sicuramente c'hai Leaks Underground. Abbiamo Leaks Underground che comunque offre una repository di strumenti. Posso mandare il link giusto per capire? Ok, ma iniziano a mandare qualche link già nella speranza che non venga automaticamente bannato. Ok. Allora, VX Underground ci sono un sacco di malware, soprattutto malware provenienti, no, da APT, quindi tanta roba. Malware molto più comuni, che si vedono molto più utilizzati molto spesso. Abbiamo Malware Bazaar, stessa cosa. Magari ci interessano una particolare famiglia, andiamo a fare una ricerca per tag, si seleziona quella famiglia lì di malware. Tipo, non so, voglio vedere altri sample per Snake Keylogger. Bene, schiaccio sul tag e ho tutti i sample che io posso scaricare e poi posso analizzare. Ci sono altri modi, sì, ci dovrebbe essere Dezu, che è un repository su GitHub. Se non sbaglio, si chiama Dezu, sì. Dezu, questo qua è una repository estremamente vecchia, cioè potete anche vedere 11 anni fa. In cui ci sono dei malware, magari per fare qualche esercizio, malware non troppo complessi, ma comunque storici, vediamoli così. C'è Varus Total, ma lì devi avere la parte enterprise. Esatto, è vecchio, però era buono per fare scuola. Questa repository qua, tra l'altro, penso che sia anche consigliata per chi segue il libro Practical Malware Analysis. Esatto, questo libro qua. E questo qua è letteralmente la Bibbia di chi fa analisi malware. E non mi ricordo se è esattamente questo libro qua che riporta Dezu o un altro. Però sono esercizi veramente utilissimi. Lo consigli per iniziare questo? Assolutamente sì. Questo libro qua è la Bibbia per chi vuole iniziare, soprattutto essere guidati. Perché la cosa difficile, almeno perché comunque ci sono diverse possibilità, no? Quando ci si approcciano al mondo del reverse engineering, dell'analisi malware, è che o segui dei tutorial, magari ti trovi uno youtuber che fa dei contenuti molto interessanti e segui passo per passo, o usi piattaforme di apprendimento tipo Udemy o magari corsi non fatti da altre persone. O ti prendi libri buoni tipo questo qua. Diciamo che mando tutti i link in chat, poi chi vuole se li può prendere, se li può sbirciare.
potete un attimino vedere se vi piace. L'altro modo, fare CTF, però lì, secondo me, lì si perde. Cioè, apprendete un sacco, no? Facendo CTF, comunque spaccandovi la testa su dei problemi che nessuno ha mai risolto, comunque challenge in generale, però richiedono tanto tempo, ecco. Quindi se siete una delle persone che non hanno tanto tempo, diventa difficile. Almeno io personalmente sono più sull'ottimizzare nei miei tempi, quindi preferisco un qualcosa che mi guida passo per passo, no? Mi mostra, mi fa ragionare su particolari problemi. E poi alla fine mi dà le soluzioni, tipo questo libro qua. E poi, vabbè, quando magari c'ho più tempo, faccio qualcosa di molto più complesso. In quel libro ci sono esempi per Windows, Linux e Android. Allora, c'è solamente Windows. Qua c'è solo Windows. Per Linux, sinceramente, non ho assolutamente idea, perché non è un argomento in cui mi sono approcciato. Sicuramente ci sono anche altri libri. Vediamo se mi ricordo. So che c'è sicuramente un altro per Android. E non mi ricordo adesso come si chiama. No, ecco qua bisogna un attimo cercare a vedere esattamente in base a quello che ti interessa. Quando parla di periodo di escalation del mondo solo di Windows. Allora, questo libro è solo malware per Windows. Sì, è solo malware per Windows. Poi se hai bisogno di qualche altra risorsa, no, per altri sistemi operativi, bisogna un attimo cercare. Sì, basta, questi qua, alla fine dei conti, sono questi qua i tre siti in cui si trova una cosa interessante. Bene, ritorniamo un attimino qua nel nostro Visual Basic. Qua vediamo che fa cose, si va a creare praticamente uno script dentro uno script. Quello che magari possiamo fare è vedere se ci sono, no, delle informazioni utili, tipo magari riusciamo a trovare un nome di un file che andrà creato. Perché vedo program, file, script, punto. Andiamo un attimo più giù, vedo un WinHTTP, quindi po possiamo ipotizzare che faccia del traffico web per scaricarsi qualcosa. Abbiamo la chiamata get. Sì, vabbè, andiamo avanti. Sempre queste cose qua inutili. Qua non lo so, non ho mai visto questo application.operating system like. Non ho idea. Copiamo p più ascripting punto. Beh, qui continuiamo a fare questa cosa qua, niente. E qua è la nostra funzione che verrà eseguita, quindi questa cosa qua l'abbiamo visto, ad esempio. Ah, ok, capito, capito. All'inizio del file, no, viene importata la libreria, cioè il 32.dll. Anzi, viene importata la funzione shell execute a dalla libreria shell 32.dll, però la si va, no, gli si va ad associare un alias, ovvero shxll execute, no? Questo viene fatto per evitare che analizzatori statici vadano, no, ad individuare all'interno dello script se c'è la stringa shell execute a. Allora l'analizzatore dice: guarda, verrà eseguito, no, del codice malevolo con questa API di Windows. Quindi penso che l'intento sia questo, quindi evitare, no, di farsi beccare in qualche modo. Magari no, però non ho idea del, anche perché questo lo puoi beccare, perché se tu vai a aprire lo script provi subito, però non lo so, sicuramente è qualcosa, no, per
per fare evasion o di evitare ma di essere detectato facilmente. E vabbè, qua ad esempio quello che noi potremmo fare è eventualmente stampare queste variabili qua, vedere esattamente il valore che c'è lì dentro. Ovviamente andiamo a commentare questo. E basta. Questo qua è una via. Se no, ci potrebbe essere un'altra cosa, ovvero noi andiamo a utilizzare degli strumenti che facciano direttamente, no, questa analisi qua direttamente, quindi abbiamo l'VBA, gli diamo un passo l'Excel, e per chi ad esempio ha dimestichezza con K, e ti va ad estrarre le capabilities di un file PE, ti dà esattamente più o meno cosa dovrebbe fare, no? Se c'è qualcosa di strano. Quindi, qua ad esempio, primo output sono le macro, semplicemente. Vengono evidenziate poi le funzioni che potenzialmente possono essere dannose. Facciamo così. Output.txt. È facile poi navigarci, anche se perdiamo la formattazione della colorazione, però vabbè. Ok, torniamo di qua. Qua ad esempio mi viene mostrato, no, che c'è anche un foglio 4, cosa che non abbiamo visto a livello visivo, non esisteva. Andiamo giù. Che perché sono le stesse cose che abbiamo visto prima. Quindi, vediamo un attimino l'output di questo strumento. Abbiamo autoexec, quindi viene eseguito qualcosa di uno script, no, all'avvio di Excel. Viene aperto un file, viene scritto qualcosa, viene stampato qualcosa, viene killato qualcosa, ma questo sono curioso. Cosa che viene killato? Anche perché kill file, ah sì, eccolo qua, kill file, quindi magari va a fare qualcosa di interessante, tipo killare dei processi, magari, anche perché vedo. Questo possiamo vedere dopo. E ci stampiamo esattamente, no, la variabile che ci interessa, andiamo a vedere cosa c'è lì. Il nostro shell execute che abbiamo visto all'inizio. Abbiamo create, call, exec, insomma, cose che potenzialmente non possono essere utilizzate per fare qualcosa di malevolo. Abbiamo base64 string, quindi qua ad esempio ci guarda, ho individuato una stringa che potenzialmente può essere, no, codificata in base 64. Vediamo. Così evitiamo, no, di andare su CyberChef e perdere tempo lì. Non c'entra con LSAS? No, assolutamente, l'LSAS non c'entra assolutamente nulla qui. Sì, abbiamo nel base 64 questo, quindi abbiamo document, create, node, document, else, read text, file system object, vabbè. Allora, adesso sono un attimino curioso perché vorrei, no, andare a vedere, cercare di capire cosa viene fatto qua. Quindi andiamo a commentare effettivamente, no, l'esecuzione malevola, quindi non la facciamo più detonare. E ci andiamo a printare, era così, sì, andiamo a printare i contenuti di queste variabili, giusto per vedere un attimo cosa c'è qualcosa di interessante. Ora, non so se print sia la cosa migliore da fare. Cos'è che? Ah sì, fammi finire, fammi scrivere. Ok, ma non sono sicuro che possa funzionare, però vediamo. Ho trovato degli errori, vabbè.
Tanto mi tengo un attimo qua, Process Explorer, giusto in caso che c'è da qualcosa. Allora, andiamo, eseguiamolo, magari funziona. Sto in pratica facendo sandboxing a mano. Cucco è stato dismesso. Tu hai qualche suggerimento di qualcosa di simile, corretto? Allora, io lo sto facendo a mano solo per scopo educativo, non solo perché mi piace non capire esattamente cosa fa senza no, utilizzare strumenti esterni. Qualcosa di simile a Cuco c'è, oddio, gratis, c'è Cube Sandbox, che si basa su una fork di Cuco. E basta, questo qua. La tieni su, è un delirio cioè, configurarla perché è molto complesso come progetto, però funziona veramente bene quando funziona. Allora, è arrivato qui. Step over. Ah, niente, no, vediamo esattamente print cosa fa, che non mi ricordo. Provo ad aprire il file. E c'era cos'era debug. C'era un modo di stampare. Questa cosa qua. Immediate window. E sta immediate window dov'è? Locals, eccolo qua, era locals. Perché con locals ci fa vedere esattamente tutte le variabili, il contenuto di ogni variabile. L'importante è che poi, se una variabile viene sovrascritta, ovviamente ci perdiamo, cioè ci perdiamo il valore che c'era prima. Scusami a tutte queste domande. No, ragazzi, non vi preoccupate, se avete domande, fatele. Sono qua per rispondere, alle vostre domande. Allora, riesco a... Ops, vabbè, no, chiuso, mi sa. Invece non l'ho chiuso, dov'è che l'ho... Ah, sono cieco io. Allora, voglio chiudere l'email che non ci interessa. Vabbè, il codice ce l'abbiamo, andiamo a vedere il contenuto di queste due. Poi intanto andiamo, facciamo un altro step over, anche perché... No, è uscito. Vabbè. Niente. Dai, andiamo adesso a cercarci le variabili. Me le fa ordinare, no. Vabbè, ce le cerchiamo a mano allora. Com'è che era? Vei UR. Quindi abbiamo. Andiamo di qua, ne apriamo un'altra e andiamo a ricostruire, no, il comando finale. Quindi ci abbiamo questo. Quindi prima variabile è questo, quindi vanno ad eseguire, ad vado ad aprire, no, se no, va ad eseguire il processo C script passandogli qualcosa.
E quindi qualcosa cos'è M6? MSI è questo. Quindi mi va ad eseguire con C-Script. Ok, innanzitutto, che cosa abbiamo qua? Abbiamo un file asc.txt creato dall'attaccante. Questo perché, se non sbaglio, in program data, tutti possono scrivere, o no, non mi ricordo. Penso che tutti gli utenti non amministratori possono scrivere in program data. Vediamo se posso vederlo al volo. Security. No, invece no. Quindi, gli utenti normali, non amministratori, possono leggere, visualizzare i contenuti della cartella, possono leggere la cartella, quindi possono aprire il file ed eseguirlo, ma non possono scriverci dentro. Quindi, vabbè, in questo caso non penso, qua non sono sicuro al 100%, però abbiamo visto che c'è il file asc.txt, come abbiamo visto qua. E questo qua è stato creato dal malware. A 9:30 possiamo anche combaciare il timestamp. Aprendolo non c'è nulla, ma questo perché viene utilizzato, no, questo, come lo possiamo chiamare? Non indicatore. Vabbè, questo modo. Bruttissima detta così, scusatevi, non mi viene in questo momento in mente come si possa dire in italiano. Allora, cosa ha fatto lo script? In qualche modo, in qualche punto, no, durante la sua esecuzione, si è andato a scrivere il file VBS e ci è andato a scriverlo in maniera nascosta da qualche parte, non visualizzabile dall'utente, il contenuto del file all'interno di questo asc.txt. Come si chiama questa cosa qua? Alternate Data Stream. C'è anche la tecnica su Mitre, quindi poi qua chi vuole approfondire lo può fare benissimo, ve lo passo di qua. Il VBA è scaricabile? No, il VBA non è scaricabile anche perché lo prendete dalla piattaforma di Let's Defend, quindi qua dovete avere l'account. Quindi ecco qua vi conviene un attimino farvi l'account su LessDefend, magari potete farci la versione free, magari questo contenuto qua, siccome è una challenge easy, è anche free. Ecco qua, andate un attimino a vedere come fare per prenderla. Ecco. Se ad esempio non volete supportare la piattaforma, abbiamo il 10% di sconto se non sbaglio col codice Security Cert, quindi avete anche un piccolo sconto, insomma, e potete, no, fare le challenge, tutta la parte teorica, esercizi guidati, insomma, tutte queste cose qua le vedete. Quindi sì, in questo caso, ora non mi ricordo come si va a stampare il contenuto degli Alternate Data Stream. Ecco, faccio un tentativo al volo, ma se no. Vado subito a cercarlo. Com'è che era scritto 1 VBS? È sicuramente sbagliato, che non è così esatto. Vabbè, andiamo a cercarlo. Ok,
Possiamo aprirlo con Notepad. Quindi in teoria facendo così dovrebbe andare. E studio? No, non mi è piaciuto. Magari facendo type mi va a stampare il contenuto del file. No, non gli piace. Provano, creare il processo. How to detect dir slash r. Magari non l'ha creato, eh? No, invece no. Vedete che all'interno, cioè nell'alternate data stream del file sc.txt, c'è un alternate data stream che si chiama script1.vbs con all'interno dei dati. Quindi magari facendo questa cosa qua, quindi copiando tutto il percorso. Vabbè, no, ah, esatto, eccolo qua. E abbiamo noi il nostro script, che è lo stesso che abbiamo visto prima, ma è completamente diverso. No, invece no. Ah, no, ho capito. No, è il contenuto, è il risultato, no, delle varie concatenazioni che abbiamo visto prima, proprio nel corpo del file malevolo. Cioè del BS, cioè tutta questa parte qua, tutte queste concatenazioni che sono fa state fatte, si è creato, no, alla fine la stringa, no, con tutto tutto il payload, e poi è stato, no, messo nascosto, no, all'interno di quel file lì, e poi sicuramente eseguito, cioè non sicuramente, eseguito con shell execute. Quindi cos'altro possiamo fare? Beh, allora, siccome abbiamo il codice, continuare, no, a fare le nostre analisi, quindi sicuramente possiamo, no, andare a eliminare tutto questo codice inutile. Perché questo non serve. Questo sembra inutile, anche questo. Esatto, che c'è l'execute, quindi questa roba qua è inutile. Vabbè, sono 1400 righe, non ha senso farlo a mano. Però ci interessa capire adesso, no, che abbiamo visto che potenzialmente c'è del traffico HTTP, quindi mi immagino che adesso l'attaccante quello che fa è aprirsi una connessione HTTP, fare una chiamata GET al suo command and control, scaricarsi il malware da installare e poi eseguirlo. Quindi la cosa che mi interessa adesso è: riesco in qualche modo, no, a capire qual è il comando di controllo dell'attaccante? Ovvero, se io dovessi eseguire questo VBS, sicuramente da qualche parte ci sarà in chiaro, no, il comando di controllo. Quindi quello che vi basterà fare è innanzitutto disarmare il file, così evitiamo, no, esecuzioni che non dovrebbero essere fatte. Intanto salviamolo qua dentro. Chiamiamolo second stream. Anche se non è proprio così, però vabbè. Qua viene fatto una chiamata. Allora, che cos'è questo? Facciamo un check al volo perché non voglio. Create object che va a fare qualcosa. Intanto andiamo a vedere se ci sono altri execute. Eh sì, ci sono altri execute, quindi questo potenzialmente potrebbe essere un grosso problema, perché dovremmo commentarli tutti. E non vorrei infettarmi, perché veramente non c'ho voglia di fare rollback della VM, quello è l'unico motivo. Però ci sono tanti execute. Poi c'è un shell. Execute ancora.
magari l'altra cosa che potrei fare è usare il debugger di questo debugger. Come possiamo fare? Insert module, copiamo così. Dovrebbe funzionare in teoria, perché non il codice è funzionante. Vediamo, dai, andiamo all'inizio, facciamo partire il debugging, step in e si lamenta in qualche modo. Salvarlo. Chiudiamo tutto, magari bastava solamente salvarlo. Ecco, invalid outside procedure. Riapriamolo. Vabbè, qua, vabbè, come avessi, vabbè. Mi dovrei essere infettato in teoria. Andiamo a vedere subito, ma o l'ha fatto troppo in fretta o ancora no. Vabbè, andiamo qua accanto. Abbiamo detto view, macros, view. Vabbè, editiamo l'auto open. No, che non ha salvato. Allora, vabbè, c'è un altro modo ancora più stupido, però quello richiede un sacco di tempo e non vorrei evitare. No, penso che non ci sia un altro modo. Rifacciamo magari un pezzettino alla volta. Quindi, perché magari non dovrebbe iniziare con sub e poi metterci il codice, magari quello era quello. Esatto, adesso ci mettiamo il codice. Non so se anche questo partiva con una sub. No, non partiamo, ok, inizialmente era quello l'errore. Mettiamolo qua. Basta, non si lamenta. Ecco, qua c'è un'altra executor, l'altro, mettiamola. Vabbè, lasciamola così tanto. Ma sì, facciamo una prova al volo. Non gli piace questo, però. Poi gli manca l'end sub. Amigos name. Perché amigos? Facciamo, vabbè, un altro test. Vabbè, proviamo a fare con quel modo più stupido, ma che magari potrebbe funzionare. Quindi andiamo a trovare dove dovrà essere fatta la richiesta. Quindi qua vedo che va a crearmi l'oggetto HTTP, mi prepara tutte le cose, mi mette no,
cioè mi preparano tutti gli argomenti da passare all'oggetto StreamObject, che in questo caso è il nostro adobe.stream. E quando viene fatto l'execute, qua possiamo vedere che vengono messi insieme tutti i parametri, quindi questa riga qua, la riga 1469, farà la richiesta HTTP al command and control. Quindi quello che posso fare è commentarla, anzi diciamo commentare tutto fino in fondo. Così la fine praticamente. Così al posto di execute gli facciamo la print, anche prima, quindi print. Vorrei printare tutto questo, vabbè, fa solo concatenazione di stringhe in teoria. Questo più questo più questo, ok, sì. In teoria noi ora dovremmo vedere sul terminale, quando andremo ad eseguire, quella. Il C2. Quindi lo eseguiamo con un C script, second stage OBS, ed ha errore, riga 687, ma vediamo che esattamente lì dove dava l'errore. 6 7. Sì, siamo lì. Quindi era giusto. Un'altra cosa che potremmo fare. Che magari potremmo eseguire solamente questa porzione di codice. Perché vedo che ci sono diverse funzioni, nome diverso, ma che fa comunque cose simili. Più qua sicuramente tutte queste concatenazioni, tutte queste cose strane per creare l'URL finale. C'è un'altra cosa, ritorniamo qua su Excel. Mettiamo un breakpoint alla fine dove c'era quel shell execute. Fai così, sì. Perché ora vorrei vedere se magari metto il breakpoint qua, faccio saltare il debugger fino a qui, e se gli dico step into, mi va ad entrare dentro sta cosa qua. Oppure no. In teoria non lo so, facciamo un test, aspetta, tanto ormai. Quindi run to cursor, siamo qua dentro. Tanto qua non abbiamo nulla di utile, no. Vabbè, facciamo step into. No, mi è andato direttamente fuori. Perché non vorrei che magari ci sia un problema, ma
dubito fortemente. Quindi non gli piace. Sono altre cose che potremmo fare, cioè andiamo a sniffare il traffico di rete. Ah, dimmi che non ho problemi come fare. C'è una commercial, non ci andiamo a sniffare i pacchetti e vediamo subito le richieste che vengono fatte. Quindi, vediamo, networking, Wireshark, no, non gli piace. Non gli piace, allora, potremmo usare fake net, o fare, usiamo Fiddler. Quindi no, andiamo a fare inspection del traffico. Dovrebbe andare, facciamo un test al volo. Sì, funziona. Tanto diciamo che chiudo questa cosa qua. Io faccio partire l'Excel, quindi in teoria se l'esecuzione va a buon fine dovremmo vedere il traffico. Il traffico malevolo, speriamo. Immagino che vedremo cose di Office, esatto. Adesso le sto eseguendo un pochino tutte. No. Perché può essere che magari non funziona se magari trova già il file già creato lì, quindi eseguiamo noi direttamente questo. E no, si lamenta. C'è un'altra cosa. Facciamo l'unzip. Andiamo a ricreare nuovamente perché magari non vorrei che in qualche modo noi abbiamo modificato la logica e non funziona più. E sicuramente il problema è quello, perché abbiamo commentato in altre robe, quindi partiamo da un file Excel pulito. Andiamo su Fiddler, avviamo, enable content. E non c'è nulla. Facciamo così, allora andiamo a eliminare i file che aveva droppato. Anche perché 9.57, quindi continuo a riscriverlo in qualche modo. E no, non sembra. Andiamo, l'ha creato. No, in questo caso non l'ha più ricreato. Quindi eseguiamo all'autoopen. Facciamo refresh. No. Così no. Anzippiamo per l'ultima volta, poi vediamo cosa farcela. No.
Non c'è traffico, come hai creato qualcosina? No. Qua è difficile capire esattamente qual è il problema. Qua, ad esempio, la soluzione più facile è letteralmente ripartire con una VM pulita, far ripartire il sample e vedere. Poi come cosa fare? Ora non so esattamente cosa sia questa roba qua. Un po' da lì di 4. Vabbè, diciamo che comunque sì, magari ha aggiunto una chiave di registro, magari ha lasciato qualche traccia che utilizzano, magari per evitare, no, di essere eseguito nuovamente se ha già infettato la macchina, cioè ci possono essere veramente decine di modi per vedere se eseguirsi oppure no. E cioè, qua ad esempio, servirebbero approfondire bene, bene, bene cosa viene fatto qua. Però, comunque, alla fine dei conti, il debugger, se si vuole, si vanno a catturare i pacchetti di rete con Wireshark. Si usa Fiddler, secondo me, è la cosa più furba che si può fare, perché puoi fare inspection del traffico HTTPS, decriptare tu, decifrare tutto. Ho il revert dello snap, sì, ce l'ho, però dura un pochettino finché faccio il rollback, quindi anche perché alla fine dei conti l'unica cosa che ci manca è proprio prendere l'URL finale, ma quella è la parte più facile alla fine dei conti. Vediamo, perché magari potremmo fare l'upload su fare login. C'è qualcosa, una sandbox in cui sì, va lo stato. Va lo stato, non devo fare il login, quindi diciamo così, facciamo l'upload dell'Excel, tanto Fiddler, please, basta. L'upload, poi da lì ci prendiamo l'URL, sempre se funziona, anche ma sicuramente no, perché Google file è vecchio, quindi relations. Ah no, invece sì, era quel po' da lì di 4. Quindi ma vedete che magari eliminando quel file lì, magari lui fa un check, vede che quel file non esiste più e quindi dice: ah, non ho infettato questa macchina, reinfettiamola nuovamente. Eliminiamo sta roba qua e facciamo partire l'Excel pulito. Quindi effettivamente era quello lì, la cosa lì corrotta che dà problemi. Con l'URL fa un download di qualcosa tipo command and control. Sì, sicuramente si va a scaricare il prossimo step. Magari si vanno a scaricare un information stealer, magari si va a scaricare un altro installer, qualsiasi altra cosa, insomma. Strumenti che magari serve all'attaccante per collegarsi in maniera remota. Questo non lo so, bisogna un attimino indagare e capire. Intanto riapriamo il Fiddler, perché magari ora abbiamo la fortuna di vederlo, il file. Cioè, ora che sappiamo che tutto quel codice offuscato scarica quell'exe che fa dopo, dobbiamo fare il debugging. Allora, dipende comunque dagli obiettivi. Nel senso, mi interessa fare il reversing dell'eseguibile che ho appena scaricato? Dipende. Allora, diciamo che se ad esempio bisogna analizzare un incidente, però no, davanti a una vera infezione, la cosa più facile, no, è prendere l'hash, vedere gli altri analizzatori esterni cosa dicono, anche perché sicuramente no, qualcuno ha già fatto l'analisi prima di te, sicuramente quel sample non è così unico, e sicuramente qualcuno l'ha già analizzato, magari già fatto un report, quindi puoi utilizzare quello. Se invece a scopo didattico ti interessa fare il reversing, allora sì, a quel punto usi un debugger, un decompilatore, un disassembler, cioè vai a vedere un attimino le cose che ti interessano. Diciamo che la cosa più
Io quello che farei personalmente se non dovessi usare analizzatori esterni è una volta che ho davanti, no, un file strano, quello che mi interessa capire subito è magari la famiglia, no, del malware. Ora, si possono usare regole IARA, ma ti prendi, no, le regole IARA, no, dei malware più comuni, fai il run e vai a vedere se magari c'è la fortuna di trovare qualche match interessante, anche perché da lì, lo so, trovi che il file droppato è QBot. Bene, QBot sicuramente l'ha già analizzato qualcuno e posso andarmi a vedere l'analisi. Oddio, dire che il mondo è peggiorato da quando c'è l'HTTPS? Anche no. Diciamo che ha dato un'arma in più, vediamolo così, no, a chi vuole commettere qualcosa di malevolo, ma alla fine dei conti c'è il fare inspection del traffico web. Poi così basta. Ora non sono un esperto, però io ad esempio nei miei laboratori uso Fiddler. Fa direttamente tutto lui. Magari se ci si trova in un ambiente un pochino più aziendale, più strutturato, molto probabilmente il firewall che c'hai, che sarà sicuramente un FortiGate, conoscendo, no, l'Italia, fa queste cose qua, quindi. O se non le fa, comunque, amen, cioè, vedi che c'è la connessione al C2, vedi la risposta, bene, la risposta sarà l'eseguibile che si è scaricato, te lo scarichi via tu. Fare inspection HTTPS, eh sì, cosa, sì, è un'attività che consuma risorse alla fine dei conti. Devi veramente fare inspection di tutto il traffico. Quindi diciamo che all'interno di un laboratorio veramente è banale come cosa. Però già quando hai 10-15.000 endpoint che fanno traffico, non è che la cosa più facile. Bene, qua ad esempio non vediamo traffico, quindi guarda, diamogli un'altra sbirciatina, ma dovremmo vedere questo qua, il C2, che dà un 403 nel 23 novembre, ma lo rianalizziamo, magari i risultati cambiano. Anche perché è molto, cioè non molto spesso, sicuramente sempre quando si fa un check su VirusTotal ti restituisce l'analisi più recente che ha fatto, quindi alle volte magari stai analizzando un sample vecchio, ti ritrovi, che ne so, i risultati di 8 mesi fa e vedi che tutto è undetected, che tutto è ok, quando in realtà tu davanti c'è un malware e se dovessi rianalizzare nuovamente quel VirusTotal, no, con le nuove conoscenze che ha acquisito, vedi che effettivamente è malevolo. Quindi bisogna un attimino fare attenzione, no, al quando è stata fatta l'ultima analisi, che è qua, Last Analysis Date. Intanto vediamo che viene sfruttata questa CV qua, che non. Ah sì, vabbè, la solita vulnerabilità di Excel, che tra l'altro non penso funzioni sulla mia versione di Excel, perché è troppo recente. Un check al volo. Microsoft 2013 2016, il mio penso che sia 2019. Che ne so, apriamo Excel, file, options. Info. Almeno mi ricordo che si devo cercare. Tra l'altro, un'altra cosa interessante e utilissima quando si analizzano, no, file che si è ricevuto da persone che non si conoscono, guardare i metadati. Ad esempio, con file office, andare su file info,
magari puoi trovare qualche nome interessante, magari no, l'attaccante era loggato in quel momento con il suo account personale con nome e cognome, e tu c'hai la fortuna, no, di vedere esattamente chi è la persona. Stessa cosa magari per vedere quando è stato creato. Poi, ovviamente, tutte queste cose qua possono essere modificabili, quindi prendere con le pinze qualsiasi cosa che viene mostrato. Però alle volte, diciamo che quando l'attaccante non è molto attento, può lasciare, no, delle informazioni molto interessanti. Vediamo. Questo lo trovo così, la versione di Office. Ah sì, è 2021, quindi diciamo che comunque non sarebbe andato, magari è andato fin quando è riuscito, poi si è bloccato lì. O magari mettete capo, assolutamente sì. Diciamo che ci sono stati anche attacchi molto, molto noti. Se non sbaglio, della Olympic Destroyer, delle Olimpiadi di Tokyo, se non sbaglio, non mi ricordo. No, è Sud Corea, che era un malware, no, fatto da Sandworm, che è un gruppo russo, che all'interno hanno messo, no, delle hanno cercato di emulare delle tecniche di Lazarus, che è un gruppo nordcoreano, in modo tale, no, da far sì che i ricercatori, no, analizzando questi sample malevoli, vedendo che effettivamente le tecniche sono molto simili ai gruppi nordcoreani, che il risultato, no, finale di questa analisi qua sia: bene, sono stati i nordcoreani ad attaccare, quando in realtà erano il Sandworm Team, quindi il gruppo russo. Quindi questo, diciamo che molto, molto interessante per chi vuole un attimino approfondire, no, il cosa hanno fatto, come hanno fatto. Ragazzi, domande, se volete fare la sub al canale Twitch, vi ricordo che se avete Amazon Prime la sub è gratis. Bene, dai, ritorniamo. E qua andiamo su Relations, quindi vabbè, abbiamo visto che questo qua è il nostro comando in controllo, che si va a scaricare l'eseguibile. Possiamo fare una piccola ricerca per vedere che cos'è. Vabbè, qua Let's Defend, qualcuno l'ha già caricato. Quindi, cosa fare in questi casi quando, ad esempio, non possiamo avere accesso al sample? Perché qua non mi va a dire esattamente, magari l'hash che ha questo file. E non possiamo, no, andare avanti alla nostra analisi. Dopo non c'è più, quindi questo non può essere. Allora, però da me l'ha ricreato, quindi quello che magari potremmo fare, vabbè, facciamo l'upload di questo file. Anzi, qua in teoria sarebbe una più furbo prenderci l'hash, controllare con l'hash, però vabbè. Diciamo che non c'è nulla di strano. Ora spero che non ci siano cose. Qui faccio l'upload di cose strane. Affiliated botnet, resale infrastructure, interessante. Secondo lui è un file HTML.
HTML? Passettino indietro. Cioè, vedo che c'è la cartella JS, poi da questo. Vabbè, facciamo una cosa più. Ah, ci si può fare la serie con Node, ma adesso effettivamente è un file HTML. Ah, niente, ok, quindi questo è il risultato della pagina, niente. Sfortunatamente non è un eseguibile valido, quindi non possiamo andare avanti con l'analisi. Vediamo. Se no, potrei fare... Altra cosa, premi 2 secondi, perché magari... Un po' di magia si sì, fare qualcosa. Tipo così. Così, eh. Magia, è questo qua. Non ci mette nulla. Scadono di magari se trovare una famiglia di malgro o qualcosa, ma non... Rescom, cos'è? Remcos magari? Ah sì, Remcos, esatto. Quindi un rat alla fine dei conti. Cancnos, ah no. Ah niente, vabbè, allora diciamo che con un po' di magia. Abbiamo visto che comunque questo file qua in teoria doveva essere un rat, famiglia Remcos, quindi diciamo che se ad esempio, ecco qua ad esempio, se non voglio fare l'analisi proprio la parte di reversing del sample, quello che posso fare, siccome adesso conosco la famiglia di Malware, faccio Remcos, rat, Malware, che ne so, e sicuramente qualcuno, Safe Farm, eccolo qua, hanno fatto l'analisi. Quindi qua diciamo che mi semplifica di molto la vita. Vediamo se c'è qualcosa di interessante, magari qualcosa che abbiamo visto, ma qua fanno l'hunting. In questo caso si chiama riotgames.exe. Non posso. Datemi un secondo. No, un attimino. Adesso prendo uno sample simile e gli diamo un'occhiata. Mi sono impiegato un sample di Remcos simile, anche perché comunque dovrebbe essere abbastanza identico.
Forse l'unica cosa che cambia sono le varie configurazioni del comando in controllo, quindi questo possiamo anche chiudere. Possiamo là dare un'occhiata al volo con PSTudio, no? Per prenderci qualche informazione, no? su questo file, quindi possiamo vedere che l'applicazione 32 bit, MZ, Magic Bytes. Il nome a quanto pare si chiama Podaliri 4, quindi a quanto pare ho preso esattamente il sample giusto. Vediamo, possiamo andare a vedere le stringhe, se ci sono stringhe interessanti che magari possono essere eventualmente malevole, o comunque darmi più o meno qualche indicazione, no, per capire il comportamento oppure cosa aspettarmi da questo sample. Dare un'occhiata al volo, ma c'è un picture 1, check 2, combo 2, check 1. Sono cose. Upi text box. Vabbè, posso andare a vedere se ci sono delle risorse interessanti, ma in questo caso non c'è nulla. Librerie che importa. Vedo che c'è un sacco di underscore VBA che sinceramente non ho mai visto, quindi non saprei come interpretare questo risultato qui. Diciamo che avrei l'intenzione, no, di aprirlo. Però vabbè, se non funziona più in teoria. Niente, apro un attimino Feeder, giusto per magari ci beccare qualche traffico, ma dubito fortemente perché comunque non funziona più. Prossimo Explorer alla mano per vedere quando ci infettiamo. E niente. Quindi a destra dovremmo vedere il nuovo processo di nome Rancos. Eccolo qua, è partito. E adesso farà le sue cose. Quindi in questo caso non c'è nulla, non c'è traffico. Nulla di nulla. In teoria, ad esempio, se ci fosse, no, qualcosa di malevolo, e sicuramente magari il sample deve contattare il CV oppure qualche servizio esterno, vedremo del traffico. Questo clarity.ms mi sa di Microsoft, ma no. Una dover cavolo. Sì, robe sue. Sì, questo sono io. Google Drive, questo è interessante. Vabbè, sto usando Google, quindi magari mi aspetto che ci sia traffico verso Google. Ah no, invece no. Si è aperto questa cosa qui. Questo non c'entra nulla. Però sta funzionando, quindi okay, il processo è stato killato, però è rimasto l'altro. Questo qua è rimasto per sempre in background. Farà le sue cose, magari raccoglierà i dati, no? Del mio sistema, magari fa sì che l'attaccante ci si possa collegare. Perché è un ratto alla fine dei conti, quindi
Vedo che c'è la porta 88, ma penso che sia Fiedler su questa porta qui. Esatto. Quindi niente. In questo caso vedo che c'è una connessione remota. Questa cosa qua che non so esattamente che cos'è. Una schema Google Maps, giusto per curiosità personale, anche perché comunque abbiamo visto tutte le cose più interessanti, quindi diciamo che stiamo un attimino divagando in questo momento. Vediamo che cosa. Indirizzo IP, che cos'è questo indirizzo IP? Google. Vabbè. Insomma, direi che comunque, vabbè, qua, diciamo che c'è andato un pochino di sì, il sample non era. Il C2 all'interno del sample non funzionava correttamente. Eviteremo anche comunque di fare l'analisi, no, dell'eseguire, anche perché ci metteranno veramente tanto e non basterebbe una live, quindi. Basta, direi che comunque abbiamo visto tutte le cose più importanti, quindi abbiamo visto un attimo di BS, abbiamo visto un pochino di come estrarre informazioni interessanti e basta. Allora, abbiamo tempo per fare anche altro. Comunque siamo comunque in live da 1 ora e 30, ma ISID. No, qua c'è troppa roba. Però mi serve anche Wireshark. No, vabbè, facciamo così, che questo qua ce lo analizziamo la prossima volta, che contiene molte, ma molte più informazioni. Sì, può essere abbastanza interessante, no, capire come debuggare sta roba qua. Sembrano a mano, senza usare strumenti esterni, fin quando possiamo. Bene, ragazzi, direi che quindi se non avete altre domande, direi comunque di concludere anche questa puntata qui e riprenderemo la settimana prossima, sempre giovedì alle 9, con un nuovo malware, con ISID. Bene, se esistono tool per deoffuscare, in che senso? Cioè, deoffuscare che cosa? Partiamo da questo. Ci sono strumenti tipo CyberChef che ti dà una marea di funzioni per manipolare i dati. Quindi, non so, puoi giocare con l'encoding di una stringa o anche con la sua cifratura, decifratura. Però devi sapere esattamente come cifrare o decifrare. Se invece per obfuscation tu intendi aggiungere, ad esempio, come abbiamo visto prima, codice spazzatura, quindi codice che alla fine dei conti non fa nulla. No. Vedo del codice criptato, posso fare un reverse e vedere il codice pulito e intelligibile umanamente? È un po' più difficile la cosa, nel senso che quel codice, anche se offuscato, cifrato, codificato, comunque in fase di esecuzione da qualche parte lo troverai in memoria, in chiaro. Diciamo che comunque hai diversi approcci, puoi direttamente analizzare la memoria,
ed estrarne il contenuto della memoria quando quel pezzo di codice è in chiaro, quindi vabbè, quando la nostra stringa è in chiaro, noi la possiamo estrarre. Ad esempio, con le configurazioni dei comandi di controllo si può fare anche una cosa del genere, quindi si vanno ad estrarre la memoria del nostro malware e si va a vedere esattamente che cosa c'è. Se no, ad esempio, come abbiamo visto, se c'hai un VBS puoi debuggarlo, quindi vai ad individuare, no, la funzione che va a decifrare o decodificare o manipolare comunque la stringa che ti interessa, no, a vedere il risultato finale, ci metti un breakpoint, eventualmente vai a commentare o disarmare il codice che potenzialmente può eseguire qualcosa di malevolo, o stampi le variabili, oppure semplicemente vai a vedere il contenuto di quella variabile lì, come abbiamo visto prima con Excel, che avevamo tutte le variabili dichiarate all'interno della macro e il loro valore in quel momento lì, nell'esecuzione in cui eravamo. Quindi eravamo alla fine, no, della macro e vedevamo tutto il contenuto delle variabili prima. Se no, puoi fare l'analisi comportamentale con una sandbox e vedere il risultato finale. Diciamo che le sandbox ti danno queste informazioni qua e ti danno anche, no, cosa c'è in memoria, tutte queste cose qui. Se ad esempio non puoi debuggare, però comunque hai accesso al codice, puoi fare un'altra cosa, cioè magari individui, no, la funzione che manipola la string in qualche modo e ti scrivi tu una funzione che fa esattamente l'inverso. Quindi se tu c'hai, non so, ipotizziamo che ci sia un malware che prende delle stringhe cifrate, le decodifica in base a 64, ci fa un XOR con una chiave e poi lo esegue. Proprio esempio stupido che non ha molto senso, però comunque fa capire bene questa cosa qua. Bene, una volta che tu hai capito che il malware fa una decodifica e poi un XOR, il prossimo step è capire bene qual è la chiave usata per fare l'XOR. La chiave usata per fare l'XOR è questa qui. Bene, faccio il procedimento inverso, quindi parto anch'io dalla stringa cifrata, questa cosa codificata, la decodifico in base a 64, faccio l'XOR con la chiave corretta e poi anch'io ci avrò in chiaro il risultato finale. Puoi fare una print della variabile finale? Sì, quello è il metodo più furbo, nel senso, se noi torniamo prima dove eravamo. No, questo, ma ad esempio io nel second stage partiamo da questo, cioè non mi vado ad analizzare tutto. Ora, io in queste live lo faccio perché comunque magari trovo qualche tecnica interessante da spiegare, però quando ad esempio mi trovo davanti a una roba del genere vado direttamente alla fine o vadano ad individuare funzioni che effettivamente vanno ad eseguire il codice, le commento e se mi interessano vado a vedere il contenuto delle variabili. Non vado a capire esattamente come va a manipolare le stringhe per quello lo posso fare se effettivamente mi serve, però diciamo che la maggior parte delle volte ti interessa solo cosa il risultato, no, di questa execute, cioè che cosa ti va ad eseguire. Tutto il resto come lo fa, se lo vuoi per divertimento, se vuoi solamente apprendere una nuova tecnica, no, di offuscamento, sì, ben venga, però diciamo che le volte salti direttamente alla fine e vai a vedere il risultato finale. Ma questo è anche quando, con qualsiasi file che c'è davanti, cioè ora abbiamo visto VBS, ma la stessa cosa la puoi vedere con gli eseguibili. Stessa cosa, se tu sai che l'eseguibile, che ne so, fa API hashing, bene, tu vai alla fine della funzione che ti fa API hashing, ti vai a prendere il risultato finale. Non stai lì ad impazzire, a capire esattamente cosa fa, come fa, sa direttamente, no, i punti più interessanti e vedi. Perché l'analisi manuale alla fine dei conti è questo, cioè ti vai ad analizzare, no, le cose interessanti.
Perché anche questa è, no? La differenza tra reverse engineering e analisi malware. Diciamo che reverse engineering è comprendere bene, nei minimi dettagli, cosa il programma fa. L'analisi malware semplicemente va ad utilizzare, no, delle conoscenze che sono utili anche per il reverse engineering, quindi l'analisi del codice, però è contestualizzata, no, solo al comportamento malevolo. Nel senso, voglio capire cosa fa questo file quando si trova, che ne so, quando esegue questa stringa, quando esegue questa istruzione qui. Mi vado a guardare esattamente il contenuto di questo. Ultima chance per altre domande. E poi io sparisco nel nulla. Ovviamente, se ci sono anche altre domande, curiosità, cioè, scrivetemi su Discord, anche perché vi rispondo subito. Bene, allora, dai, se non ci sono domande, direi quindi che vi auguro una buona serata. E ci si becca la prossima volta.